Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta. Questa è di nuovo il Succession Gaming Crusader Kings 2, la serie che stiamo facendo in cooperativa tra Larus, me stesso, Ace the Brave e Norotus. Siamo quindi al secondo giro e vediamo un po' che cosa mi ha lasciato il caro amico Larus, oltre a una guerra a quanto pare per la contea di Turno. Allora, vediamo un po' come siamo messi a livello militare. Abbiamo tipo 30.000 truppe. Non so se abbiamo The Retinue. Sembrerebbe di sì. Qualcuno c'è. Probabilmente si nasconde qua in mezzo. Con i vassalli di solito è un po' un casino. Vediamo un po' qui come stiamo messi. Ci odiano praticamente tutti. Cioè il primo che ci ama sta a metà della lista. Vediamo a livello di quelli che contano, i primi due più forti che fanno insieme quasi il 50% della forza del mio impero ci odiano. Quindi vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Non so nemmeno se riuscirò a togliere la pausa in questi primi 20 minuti. E allora, un diplomatico sicuramente migliore di questo, perché questo fa veramente schifo. C'ha 3, lui c'ha 19, è omosessuale, a noi ci fa piacere. Lo mettiamo che è un duca, quindi dovrebbe migliorare anche le relazioni. E lo mandiamo subitissimamente a lavorare con questa nostra amica qua di Tunisi. E mi ricordo che lui l'aveva messa perché era addirittura, sì, della stessa cultura, imparentata e così via. Quindi dobbiamo sperare che il ragazzino diventi re, duca il prima possibile. Questo lo mandiamo qui. Vediamo 19 il Marshall, potrebbe essere uno dei migliori. Invece no, abbiamo di meglio, lui è un sindaco. Vediamo se c'è un conte che ha 23, e ci abbiamo anche un duca che ha 23 che vuole diventare proprio Marshall, quindi questo ci farà guadagnare un po' la sua fiducia. Gli diamo un regalino? No, nemmeno lontanamente. Gli diamo un titolo onorifico tipo Senescalc di corte. Leviamo pure tutti dagli eserciti e lui lo mettiamo a truppare nella capitale. Poi Steward, lui è uno sconosciuto. Abbiamo un altro duca che ha 22 ed è stressato, però noi lo useremo, così rimiglioreremo i rapporti con lui. Lo mettiamo anche lui sulla capitale. Potrei espandermi ancora nei Balcani. Siamo anche su Twitch, su YouTube live stasera, e solo per questo episodio, poi dovrò continuare da me, sennò il nostro amico Ace si arrabbia che non riceve il salvataggio per prepararsi, giustamente. Lui 13, lui 19, quindi lui è il migliore. 100, che è una buona cosa. Vediamo un po' che fazioni abbiamo. Abbiamo un bel po' di fazioni. La più pericolosa, 1, 2, 3. Questo vogliono mettere qualcuno sull'Africa e questi vogliono diventare indipendenti, quindi conviene andare qui. Allora, quindi mandiamo il nostro tizio qua e vediamo se c'è un cappellano migliore. Sicuramente c'è lui 23, però un po' ci odia e non è nessuno. C'è lui che è 18, però almeno è un barone, quindi vediamo un po' se c'è qualcuno da... Sì, ci sono i catari qua. Li facciamo proseliti. Ok, messa a posto questa cosa qua. Altra cosa, abbiamo 9 titoli su 6. Come mai? Abbiamo uno stewardship orrendo e una moglie con uno stewardship orrendissimo. Che è la famosa regina di Castiglia. Larus c'ha questa cosa e gli piace giocare con i titoli e fa bene da un certo punto di vista, però piglia una moglie così schifosa, non so se valga un titolo di re di Castiglia con tutti questi problemi. Request divorce non ce lo danno. Non gli posso chiedere la conversione? No, perché non è un mio suddito purtroppo. Alleati, abbiamo lei e basta, fa piacere. Posso votare le successioni. Allora, Sicilia, chi diavolo è questa? Nostra figlia. Nostra figlia, aia, ok, nostra figlia. Quindi al momento Ace giocherebbe come Frida. Ok, abbiamo altri che vanno nominati, sì, anche qui è così. Posto, mi sto impippando. Croazia, no, non va nominato. Qui andrebbe nominato qualcuno, sempre lei. Qui andrebbe nominato qualcuno, sempre lei. Quindi adesso lei
ci vuole bene un po' di più perché la stiamo supportando. Possiamo mettere dei cavalieri e lui ci odia, quindi... Ma sì, dai, che almeno ci muore in battaglia. Lui è un nostro parente, però lui è 17, quindi va bene così. Possiamo prendere un'ambizione, vediamo un po'. Avere un figlio mi piace. E che cosa abbiamo come focus? La diplomazia, che va benissimo, però magari la fertilità sarebbe meglio, così magari riusciamo ad avere qualche figlio maschio. Io ho 46 anni, è un po' rischioso avere figli maschi. Sono un dutiful clerico, quindi sono un prete che fa bene i compiti, credo che questo voglia dire, diligente, insomma. Poeta, un socializer, non so come tradurlo, comunque una persona socievole, diciamo così, comunque. Goloso, sono giusto, sono orgoglioso, sono lussurioso, il che fa piacere, sono cinico. Se faccio un figlio maschio lo chiamo Ermengol, sì, mi piace, così da tramandare la cosa. Posso mettere in prigione lui, che è un barone, cioè un mayor forse, sì, un sindaco. Posso mettere in prigione lui, interessante. Questo varrebbe di più come cosa. Però vediamo un po' che titoli ho e dove ce li ho e a chi potrei darli, perché... Allora, questi tre qua io ce li ho e non ho capito perché lui ha distrutto pure i ducati, perché in questo momento io non vedo il ducato di Salerno creato. A me piace averceli, mi aumenterebbe anche un po' il prestigio, perdere un po' di soldi. Ma meglio così. Ci abbiamo il ducato di Salerno. Poi qua il ducato di Capua, che potrei creare, però poi andrei in conflitto con lui che è duca, poi comincia a dire che vuole il ducato, quindi lasciamo perdere il momento. Io ho claim da qualche parte sul reame di Scozia e sul reame di Grecia, che se non sbaglio sono praticamente parenti, perché la Scozia era venuta a prendersi qua le cose e qui è successo un macello negli anni e adesso si sono divisi. Mi chiedono se ci sono male o sarei regnare come donna. Sì, c'è un male proprio regnante donna, meno 10 o meno 20 da qualcosa del genere. Allora, altri titoli che posso dar via: Contea d'Amalfi, Contea di Taranto, Contea di Salerno, Contea di Zara, forse potremmo dar via perché sta dall'altra parte del mare. E vediamo un po'. Appartiene a questo ducato, che non ce l'ha nessuno. Ok, quindi potremmo tranquillamente cercare un personaggio nel nostro reame che sia maschio, che non è in prigione, sposato o meno non ci interessa, non è regnante, che è della nostra religione, della nostra cultura, adulto, sì, meglio adulto, va? Adulto, e mettiamo in ordine di gente che ci vuole bene. Il nostro Spy Master, ho paura che poi ci lasci, prendiamo qualcuno con delle buone skill. Questo, tranne lo spionaggio, mi piace, diventa conte di Zara, appostissimo. Poi vediamo altri titoli che sono lontani da me. Varazdin, non posso votare per l'impero, se non sbaglio l'impero è primogenitura. Sì, quindi va a lei, e per forza di cose voto lei per gli altri titoli. Ok, Varazdin, vediamo un po' a chi la possiamo dare. Mettiamo qualcuno che ha... Ok, mi sembra buono, è pure un parente. Land title, gli diamo Varazdin. E ne abbiamo un altro, vediamo un po' dov'è che sta. Napoli, Tirnovo, forse anche Tirnovo poter dar via, che sono tutti dall'altra parte del mare, mi tengo questi sul Mediterraneo, diciamo così. E un altro con un buono stewardship, lui adesso è diventato Tirnovo. Ok, quindi abbiamo messo a posto queste cose che di fatto di solito peggiorano pure le relazioni con i nostri vassalli, vediamo se va un po' meglio. Sembrerebbe che la lista sia un po' accorciata delle persone che ci odiano. Vedete, lui adesso è diventato positivo, era negativo, lei è meno 39. Lui lo potrei arrestare perché so che sta contro di me. E vabbè, lui è troppo piccolo, lui potrei arrestare, ha due alleati, li può chiamare tutti e due, che sono il duca di Puglia e il duca di Calabria, quindi mi sa mi conviene
lasciar perdere, perché sennò questi mi accoppano praticamente. Includo titoli sotto, ma sì, è una buona idea, però quando dai le contee di solito i baronati li dovrebbe cedere, però verifichiamo. Allora, Varazdin l'ho dato. E vedi, Varazdin è il barone di... anzi, il sindaco della città di Kakovev sta sotto il conte Varazdin. Quindi, quando date in giro con te, anche se c'è l'opzione, non è, diciamo, fondamentale farlo. Quindi diciamo che io quello non lo posso arrestare, perché rischio veramente l'impossibile. Ho perso un consigliere, il cappellano di corte. Ok. Vai di nuovo qui. Rivendico Venezia. Mi sa che adesso al momento, ragazzi, più che rivendicare debbo... Lui alla fine è un re. Non ci sono claimant. Però mi serve, prima di mettermi a fare il matto... Ok, perderei il titolo di re di Sicilia, che potrei anche distruggere, però magari lo facciamo più in là. Perché vediamo un po' chi stanno... di Sicilia, Africa, scusate. Ecco qua. Stanno votando lui. Olè, lì abbiamo vinto una battaglia, quindi inseguiamoli. Posso creare 7 titoli. Wow. Lei ci chiama in guerra. Non perderei nemmeno prestigio. Contro chi? Contro sto tizio. È praticamente l'Andalusia. Wow. C'ha 19.000 uomini. Tu, moglie mia, come stai messa? 5.000. E sei in deficit economico. Che cosa ti stanno contestando? Toledo. Quindi stiamo facendo una guerra santa per Toledo. Quindi se vincono ti levano tutta sta roba. Quindi mi sa che dovremo difenderla. Perché grazie Larus ci hai messo in questa situazione sicuramente molto semplice da gestire. Guarda qui, 16.000 uomini. Io non posso chiamare nessuno. Allora vediamo un po' con i nostri vassalli. Lì potrei chiamare l'ordine sacro in verità. Però non lo so, poi in questo momento sono già sotto economicamente. Quelli che sono? Sono amici di questo qua? Sì, sono amici suoi. Li beccherei? 7 giugno, 29 maggio, no, non li becco. Quindi andiamo ad assediare la contea. Se mia figlia fa un figlio maschio, passa al nipote? Sì. Dovrebbe. Però effettivamente non sta succedendo, è strana sta cosa. Ecco perché, porca miseria. Larus, che hai fatto? Ecco perché, grazie per il suggerimento. Cioè, praticamente ha fatto sposare nostra figlia non in maniera matrilineare. Ed è l'unico erede che hai. No, Larus. Non si fa. Quindi praticamente in questo momento, ragazzi, siamo a... Se non ci nasce un figlio maschio, tipo ora, o non cambiamo la legge da primogenitura a... Che ne so... seniority, rischiamo il game over. In questo momento rischiamo il game over. Lui non esce dalla coalizione. Dalla fazione, anzi. Mi sa che lo dobbiamo imprigionare, dai. Così lo attacchiamo prima che ci scoppia contro in faccia. Ok, adesso lui si arrabbia. Abbassiamo la manutenzione. Ok, dov'è lui? Questa roba qui. Perfetto. Mamma mia, che inizio. Dai tutti a Lecce. Questi. Andate tutti qua. Tranne tu. E puoi continuare tranquillamente qua. Questi pure li portiamo qua. Eh? Vediamo un po' se ci riusciamo. No. Fermo. Venite qua voi. B.
bisogna andare piano 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 piano, perché lui potrebbe chiamare degli alleati, quindi dobbiamo stare attenti. Se non li chiama, probabilmente riusciremo a batterlo. Qui abbiamo degli africani, probabilmente possiamo mandare a casa e mentre li spostiamo faremo notte. Sicuro. Mamma mia, macello. Ti a Lecce. Sai andare a Lecce pure tu? Sì. Questo lo leviamo. Scusate ragazzi, non leggo i commenti. Eh sì ragazzi, se a 720 non ce la fate, non dipende dallo streaming. Credo che sia proprio il vostro computer non regge una data definizione. Allora il 4 agosto, 15 agosto, benissimo, riusciamo a scappare da quelli. Ok, ci siamo avvicinando tutto. Ho perso... Dov'è che mi hanno ingaggiato? Ah beh, qui. Ho perso il Marshall. C'è lui che è buono. Mettiamolo sempre a far truppe. A proposito, ma io mi sono tolto dalla guida delle truppe? Assolutamente no. Ok. Lui perché non sta facendo nulla? Boh. Ok. Qui siamo riusciti a mettere insieme questi. Questi si stanno radunando. Ah, lì ci hanno preso, ci hanno pinzato purtroppo. Però va bene, ci stiamo radunando. Forse questi raduniamoci qui che è meglio, che è un punto più vicino. Casino. Beh, quelli li ho persi. Addio. Aspetta, aspetta, no, no. Vieni di qua. Passa così. Quella guerra mi sa che Castiglia la perde, eh. Io non posso fare tutte queste cose. I vassalli si stanno cominciando già ad agitare. Ci ha beccati. Vediamo pure noi. Vediamo un po'. Vediamoci i generali. Oh. Ce la faremo ad arrivare in tempo per difenderli? Ad arrivi? Eccoci qua. Scusate la velocità 2 ragazzi, ma sono un po', come dire, preoccupato che la cosa possa non funzionare. Sì, in questo momento dobbiamo sperare di fare un figlio assolutamente maschio, perché lui ha fatto... Però potrei fare anche fidanzare loro in maniera matrilineare prima o poi, e magari così ci salveremo in calcio d'angolo se qualcuno di loro fa un figlio maschio. Eh sì, Larus ha fatto un casino questa storia, mo. Vabbè, non ci ha pensato ovviamente, perché insomma pensare due generazioni avanti non è semplice, effettivamente. Manco avrà notato che il suo erede aveva l'erede senza... qui abbiamo perso un bel po' di uomini comunque. È stato uno scontro duro. Però siamo a 43% con l'amico, che non ha chiamato i suoi colleghi, fortunatamente per noi. E la sua capitale è qui. Quindi, non appena qua siamo pronti, io andrei tranquillamente qua ad assediargliela. Così magari lo mettiamo in prigione davvero. Ho perso altri comandanti, vanno via come le mosche, comandanti. Comunque abbiamo 47 anni, nostra moglie ne ha 36. Il problema è che avere una moglie che è regina non aiuta... nel, insomma, come potete immaginare, nello stare nello stesso letto, insomma, diciamo così. Arriverai tu in tempo? Lei è diventata maggiorenne, bene, quindi vediamo di farla fidanzare con qualcuno che non sia nostro parente, fortunatamente, almeno. Principe d'Inghilterra, in maniera... Ok. Quindi matrimonio matrilineare. Ok, speriamo che loro facciano un figlio maschio.
Perfetto. Macello. Io dovrei eliminare lui, ma qui nessuno mi dà una mano. Casino. Ok, gli stiamo andando ad assediare la capitale. La sua, diciamo, capitale. C'ha 1000 di garrison, quindi riuscirò... Ho di nuovo una fazione grande, porca miseria. Chi sono adesso? Chi c'è in questa fazione? Non lo vedo. Lui per l'Africa addirittura. Vabbè. Te, un regalo. 109, no. Allora, vediamo un po' se riusciamo a... Tu sei qua. Ok. Il nostro diplomatico dov'è che lo mandiamo? Sta lì. Sta già lì. A questo punto lo mandiamolo in Sicilia perché quella... Vabbè, diciamo che il tempo è finito. Quindi chiudiamo pure qua questo episodio e dobbiamo, come vi ho detto, sperare che la nostra secondogenita faccia un maschio. Teoricamente così dovrebbe passare poi a lui il titolo per primogenitura e poi vabbè lo voteremo per gli altri titoli e boh. E lei purtroppo ereditando in questo momento si sta generando un problema perché lui non è della nostra dinastia, quindi è un bel casino. Quindi o così o dovremmo ricambiare le leggi e mettere, che ne so, una elective monarchy qui. Vediamo un po' quando è che lo potremmo fare. Devo arrivare per almeno 10 anni e nessuno deve avere opinioni negative di me, quindi è un po' lunga come cosa. Potremmo mettere comunque un elective, quindi potremmo votare qualsiasi maschio della nostra famiglia e la cosa andrebbe avanti. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nel prossimo episodio.